Hanno votato quasi tutti i provvedimenti dell'amministrazione nel corso di questi 5 anni. Sono Marino Sossi e Iztok Furlanic i destinatari dell'affermazione del sindaco Cosolini espressa in un'intervista il 24 marzo scorso a proposito della scelta dei due esponenti di sinistra di presentarsi con proprie liste alle elezioni del 5 giugno. Ma Furlanic, ospite stamane a Sveglia Trieste, spiega le ragioni di questo smarcamento dal Partito Democratico. Questi 5 anni abbiamo cercato di essere dei alleati fedeli, abbiamo votato all'inizio anche turandoci il naso qualche delibera che non ci convinceva, le nostre critiche sono state continue, varie, su tutta una serie di delibere che secondo me sono fondamentali per un'amministrazione, la federazione della sinistra ha votato contro. E ne cito, ma le tre più importanti, la fusione di Acegas APS in ARA, la delibera sul piano del traffico, altro documento fondamentale sul quale avevamo numerose perplessità, le UTI, si è dovuto votare lo statuto in consiglio comunale. Noi abbiamo votato contro, come è stata l'aggiudicazione degli appalti sui musei, sulla gestione dei musei, gli appalti mense, gli appalti per le case di riposo, cioè tutti appalti che hanno visto diminuire notevolmente i diritti, ma soprattutto gli stipendi delle lavoratrici e lavoratori delle cooperative. Tutta questa serie di fattori, tutta questa serie di questioni importanti ci hanno portato a già da parecchio tempo a optare per una scelta alternativa a queste politiche portate avanti dall'amministrazione Cosolini.